loro oggi io li incontrerò a Priolo, ma già li ho incontrati precedentemente. Vogliamo cambiare pagina, vogliamo aprire una porta nuova dove si fissano insieme, nel rispetto dei rispettivi ruoli, ad un tavolo congiunto dove sicuramente ne deve far parte, oltre che il Ministero dell'Ambiente, ovviamente anche la Regione Sicilia e i sindaci competenti per il territorio, perché i cittadini devono essere rappresentati, dove vengono fissati quanti fondi si mettono. Loro mi hanno detto che in questo momento stanno parlando di 260 milioni di euro, quindi di fondi privati in questo caso, però anche con quali modalità e in quali tempi certi. Quindi io intendo aprire questo tavolo, sono sicuro che l'ENI su questo, ENI Rewind, e qui sì a sua volta tutti gli altri soggetti privati che hanno competenza, che non è solamente l'ENI, possano accodarsi a questo che vuole essere un nuovo modo di affrontare finalmente le bonifiche, con tempi certi e con risultati che via via saranno sicuri. Certo, non è che dalla sera alla mattina cambiano le cose, ma almeno si inizia, viva Dio, perché iniziare vuol dire anche liberarsi di tutte quelle che sono state le schermaglie giuridiche di chi ha torto e di chi ha ragione, e mettere al centro dell'attenzione il benessere dei cittadini e anche del territorio. Un nuovo accordo di programma con il privato e con il... No, accordo di programma si fa tra enti pubblici, non si può fare con i privati l'accordo di programma. Si tratta invece di stabilire chi fa cosa. Quindi un tavolo che in modo schietto, tecnico e poi anche di impegno giuridico stabilisce chi fa cosa in tempo, quindi è un impegno formale che ci si assume davanti allo Stato, perché quando parlo di governo nazionale, di governo regionale e di governi locali, cioè i sindaci, è la pubblica amministrazione, lo Stato nel suo insieme, nessuno escluso. Il lancio che io faccio all'ENI, perché è un riferimento, non dimentichiamo che l'ENI è di proprietà del 30% dello Stato, quindi è un pezzo dello Stato italiano, è quello di aprire questa porta. Ho notato una certa disponibilità, oggi li incontrerò appositamente per definire fino in fondo questa disponibilità, che deve essere concreta, rigorosa e trasparente. Le altre aziende? Appunto, io inizio da una delle aziende che ha partecipazione statale, proprio per dare il senso che dobbiamo risolvere le cose assieme. Mi aspetto che da Lukoil agli altri facciano la medesima cosa. Non credo che ci sia qualcheduno che si voglia rimanere a questo punto, se qua finalmente la sblocchiamo, voglia rimanere isolato, perché significa poi isolarsi rispetto al resto del mondo della Sicilia. Vogliamo pensare che ci sia qualcheduno che voglia rimanere isolato quando finalmente stiamo aprendo le nuove porte per la bonifica, per atti dovuti? Se qualcuno lo vuole fare, se ne assumerà la responsabilità. Scusa Ministro, sul fatto che tante industrie abbiano già impugnato le misure che ci sono nel piano di qualità dell'aria, che sono anche i decreti del Ministero di revisione delle AIA. Noi andiamo avanti a rivisitare le AIA, già abbiamo fatto, come voi sapete, le BAT, cioè le migliori tecniche pratiche per la qualità dell'aria. Registriamo con piacere ovviamente ciò che ha fatto la Regione Sicilia, cioè quella del piano regionale per la qualità dell'aria. Oggi, come voi sapete, abbiamo firmato un accordo di programma con la Regione Sicilia, fornendo delle risorse alla Regione Sicilia per la qualità dell'aria e per gli agglomerati di Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina e tutti i siti industriali, che sono denari che finiscono nelle tasche, diciamo, dei cittadini che vogliono contribuire per migliorare la qualità dell'aria e che consentono ai cittadini di tutti questi luoghi anche di agganciarsi al DL Clima, che è in prossima approvazione, che è sulla qualità dell'aria. Vedete quanti meccanismi possiamo mettere insieme. Allora, se tutto questo sforzo si sta facendo, io sono sicuro, sono persuaso, sono convinto che non c'è un soggetto privato che si vuole mettere contro questo percorso, perché è un percorso che sta facendo non il Ministro dell'Ambiente, lo Stato della la Repubblica Italiana. Non so se mi spiego, è qualcosa di diverso, di molto più grosso. La Repubblica Italiana è il popolo italiano, in questo momento è il popolo siciliano. Qualche privato si vuole mettere contro il popolo siciliano? Io ho dei dubbi. Ministro,